E ora sei parliamo un po' di Nicole Mazzocato e Fabio Coloricchio. Vi ricordate chi sono, non è vero? Facciamo un po' di storia che mi sa che vi siete dimenticate. Anche per mettere in evidenza come sono cambiate le cose. Fabio Coloricchio è apparso a Uomini e Donne come corteggiatore di Teresa Cilia, che poi scelse Salvatore Di Carlo. Per inciso, Salvatore e Teresa adesso sono felicemente sposati. Fu un trono molto turbolento. Ricordo benissimo che la rivalità fra Teresa e Salvatore era veramente molto accesa. Una volta dovette addirittura intervenire Jack Vanore per evitare il peggio. Di lì a poco Fabio Coloricchio diventerà tronista della trasmissione. Sicuramente ricordate la predilezione che Tina Cipollari aveva per lui. Come corteggiatrici Fabio aveva da una parte Silvia Raffaele e dall'altra proprio Nicole Mazzocato che scelse. E Silvia Raffaele a sua volta diventò tronista della trasmissione. Mentre Fabio e Nicole venivano ad abitare a Roma, dove lei ha continuato con la sua carriera di attrice e lui di insegnante di Zumba Fitness e è sempre impegnato nelle serate post-trono. Per dirvela tutta, Nicole e Fabio non si sono mai dedicati al gossip estremo, per intendersi. Hanno vissuto la loro storia d'amore molto serenamente, non nelle copertine. Nicole Mazzocato incinta. Nicole Mazzocato incinta. Ma ora è inevitabile che il gossip si sia scatenato anche su di loro. Insomma, dall'ultimo post che Nicole Mazzocato ha pubblicato su Instagram, sembra proprio che sia incinta di Fabio Coloricchio. Nel caso, da parte di tutto il blog, tanti auguri alla neo mamma.